Il nostro tormento no. Allora io faccio la domanda, ci vuole la risposta quella. Scusi, devo andare alla stazione? Quante barzellette! Fai passare, Cus, fai passare, Cus, mannaggia. Si è afflosciata pure la sirena questa. Fate passare, fate passare. Che è successo? Proprio là è successo. Ma è in servizio o no? Sta passando. Ah, parcheggiato là. E chi ti sta dietro? Mannaggia, tante spazio sta. Papà, a tirare i piedi, non serve oggi, non serve, sparisci, sparisci. Allora, dicevo 13 anni di Mudù e io devo ringraziare perché sono tante volte che vengo a Taranto e l'accoglienza che abbiamo io e gli amici del Mudù è veramente tanta e quindi grazie. Noi abbiamo sempre fatto di tutto affinché il nostro programma si potesse seguire con delle novità. Adesso vanno tante repliche, ma non dipende da noi, lo voglio dire perché molti mi hanno detto le nuove barzellette, le nuove. Prima o poi arriveranno, anche molto presto, non vi preoccupate. Per adesso vanno le repliche, ne abbiamo messo in scena 3.000 barzellette, però quello che mi sento di dire è che le barzellette più belle vengono fuori da cose vere, da cose realmente accadute. Questo lo dico sempre, lo dico ogni sera, perché noi abbiamo fatto un sacco di barzellette nel Mudù, che non sono barzellette, sono scene che io ho visto per strada, ho visto nei negozi. Per esempio vedo quella bambina in braccio a quel papà, mai scorderò, non il papà ma c'era la mamma stava seduta sulla panchina con la bambina in braccio. Questa scena l'ho vista a Bari, faceva freddo, aveva la pelliccia la signora, la bambina in braccio, la bambina toccava la pelliccia e diceva: mamma, che bella pelliccia che hai, è bellissima, te l'ha regalata papà? Ehi papà, fai passare, fai passare, no, facciamo passare un attimino perché...